Ho cominciato nel 2001 attraverso un apprendistato. Kretz mi ha insegnato praticamente tutto quello che so e con l'andare avanti degli anni ho sviluppato diversi gusti e diversi stili. Ora mi occupo di tatuaggio giapponese. Il tatuaggio giapponese mi appassiona tantissimo. Ci sono tantissime cose da sapere, da studiare ed è un pozzo senza fondo. Per questo mi piace da morire e per questo ho scelto di farmi la schiena con un soggetto giapponese, di farmi le braccia, di viaggiare in Giappone, conoscere più persone possibili con le quali condividere questa passione. Mi piace perché è complesso e perché può raccontare tantissimo di una persona. Come tatuatrice che esegue pezzi abbastanza grandi, ho trovato diverse volte un po' di diffidenza. Fin tanto che una tatuatrice esegue dei soggetti piccoli, ci si può fidare e si va tranquilli. Poi, quando invece si parla di schiene, di braccia, gambe, eccetera, lì vedo che le persone sono un po' diffidenti. Non tutti ovviamente, qualcuno. Altri invece pensano che una tatuatrice sia più delicata, abbia un tocco più morbido e quindi si affidano senza problemi. Allora, io amo un po' tutti i soggetti, mi piacciono gli animali, mi piacciono i personaggi, mi piacciono tantissimo le figure femminili, divinità, guerriere, streghe, mi piacciono tanto i personaggi. Allora, bisogna sapere la storia che c'è dietro ogni soggetto, è super importante, dà un certo spessore a quello che si fa. È importante perché così si capisce da dove arrivano le informazioni, si può andare oltre l'immagine. Il tatuaggio nella mia vita ha un'importanza fondamentale. Direi che il tatuaggio è la mia vita. Ne sono coinvolta dalla mattina alla sera, è la mia passione e mi piacciono tantissimi aspetti, dal punto di vista antropologico alle curiosità sulle storie, i personaggi. Mi piace capire perché la gente si tatua, mi piace esplorare diverse culture, sapere del tatuaggio polinesiano, del tatuaggio giapponese, del tatuaggio europeo, americano. Ci sono così tanti aspetti che continuerà a stimolare per sempre la mia curiosità e sarà sempre parte della mia vita.